C'è un professore di calcinato che si è appassionato di Montale, ma proprio innamorato di Montale. Questo Montale o non lo capiscono o si innamorano proprio perché si riescono a entrarci dentro. E questa persona straordinaria, in un certo senso, è vorrei che gli dica sempre questa poesia: non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe. E splenda come un croco o risplenda. E risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Se non me la ricordo bene. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe. E a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Allora, non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri è da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Scusa, non fermare, vorrei solamente vedere, perché sai, adesso con questo metodo infernale dell'internet mi fanno un sacco di critiche e una di quelle è di non attenermi alla capo. E allora non chiede, voglio vedere come verrebbe non chiederci la parola. Scusami un attimino, Fuscello, Gallia Gabbiani, ecco qui, non amo, non c'è, non chi, non è, non, non, indice dei titoli dei capoversi, non è ancora provato che i morti non fatemi. Gigliene prima. Eccola qua, trovata. Non chiederci, come dici? Non chiederci la parola, pagina 29. Allora, ecco qui. Pagina 29. Cerco di rispettare la capo. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri è da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti. Sì, qualche storta sillaba è secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti. Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Oh, io gli accapo li ho rispettati, ma è perso poco come l'ho detta prima. Cos'è cambiato, no? Dimmi tu che hai studiato e hai fatto il Mameli a Roma. A
adesso la ripeto a memoria vedendo se questi a capo vengono naturalmente come? Famosissimo liceo classico, non è il Mamiani ma è il Mameli. Mamiani era famoso. E poi è il dove ha studiato chi? Il nostro chi? Direttore generale Mario Draghi, quello era il famoso a San Giuseppe, avrà studiato a San Giuseppe, dove ha studiato? San Giuseppe, no, quello ha tenuto i gesuiti. No, San Giuseppe. De Merode. Famoso. Beh, non lo so, io sono più giovane. Ma chi ha studiato i gesuiti? So. Brescia, la Ricci. Ho un ottimo ricordo. Meglio loro che il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe. E a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ecco, è un po' più prosa in un certo senso, ma io ho letto un'intervista di Montale dove gli dicevano che differenza c'è fra la prosa e la poesia. Sostanzialmente non c'è. Lui ha detto, Montale. È una persona molto aperta. La poesia in genere è più corta. Di quello che si crede. La poesia in genere è più corta. Sì, così ha detto. Sì, è meno complicata, è più istintiva, si passa velocemente il nostro pensiero. Capire, Montale, passa velocemente. Il nostro pensiero, quei due che sono venuti prima si sono spaventati, sono dati via i cappelli vinti. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe. E a lettere di fuoco lo dichiari. E risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. L'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. A forza di ripeterlo tutte le sere, questo appuntare, pian pianino rimane dentro qualcosa del suo atteggiamento nei confronti della vita, che era agnostico, sì, agnostico preoccupato. Era un agnostico preoccupato di rimanere solo, di essere solo, di non conoscere. Aveva paura di questa solitudine della sua anima, anche se sentiva di essere solo. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo, il nulla alle mie spalle, il vuoto
dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, strade, colli per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano con il mio segreto. Questa è una confessione che lui fa a se stesso, è un momento di intimità con se stesso, un momento di verità, che però desidera anche partecipare agli altri. E forse, chissà, anche se era un uomo così schivo, così di poche parole, gli sarebbe piaciuto un dialogo. Però non amava il colloquio, amava intuire gli atteggiamenti delle persone. Non amava le parole, ma qui se ne stanno facendo tante di parole. Si vive di parole, ma i fatti dove sono? Cioè, sono pochi, eh? Basta. Alberi, case, come? Come? Non case, io ho detto strade, apposta ho detto strade, mi vuoi, non ho detto rotonde, ho detto strade, ma mi vuoi concedere qualche cosa? Se fosse stato oggi avrebbe detto rotonde, per l'inganno consueto. Quante rotonde. Anche qui a Sant'Emiliano voglio fare una rotonda lì in fondo perché così si usa. Ma l'hai fermata la macchina, no? Meno male, perché sai, io dopo, siccome mi rilasso, mi lascio andare a considerazioni stupide, logicamente, che però possono anche infastidire, dice che c'entrano le rotonde con Montale, non c'entrano niente. Allora che cosa c'entra? Che sta venendo qualcuno? Prepariamoci. Un'altra poesia, però dico sempre la stessa.